Si riaprono le porte del centro sportivo di Martoranello per il Cesena femminile con la gara di metà classifica con il Como. L'avvio del confronto è piuttosto equilibrato e bloccato, senza emozioni rilevanti se non il tiro firmato da Di Luzio, sventato in due tempi da Frigotto. I veri scossoni arrivano poco prima del riposo in rapida successione. Il Como fa partire un feroce contropiede che taglia a fette la difesa bianconera e l'ispirata Di Luzio batte a rete il vantaggio al 42esimo. Passano appena 4 minuti e i conti sono subito riportati in parità. Dalla bandierina, Gheorghiu trova sul secondo palo Cucignello che infila di testa il pareggio. Il copione dei secondi 45 minuti non cambia. Le ospiti di Della Fuente tengono le redini dell'incontro e Ilali impatta di testa la punizione di Picchi. Al minuto 62 di Luzio si guadagna un calcio di rigore e proprio Picchi non fallisce, infilando sotto le braccia di Frigotto in traiettoria. Non alza bandiera bianca il Cavalluccio perché a 7 giri di lancette dalla fine, su calcio da fermo di Pavana, Simai calcia e sulla respinta di Salvi Costi batte a rete il definitivo 2-2. Non è finita, l'attaccante ex Inter si rende protagonista di un recupero palla che le spalanca alla porta del Como, ma sul più bello l'arbitro Ursini di Pescara conclude la gara tra le fortissime proteste delle bianconere.